E siamo sempre in diretta qui dalla grande festa country di Spitale Bondeno di Ferrara e sono con il grande Michele che è il portavoce dei Chun Chun Dusdel. Che cosa vuol dire? Chun Chun ha diverse declinazioni, quella che abbiamo sposato in questa maglia sarebbe l'equivalente di Ciociari e ce ne sono altre ma non sono pubblicabili. Di che cosa si occupa questa associazione? Di tenere vivo un paesino piccolissimo, ma dalla storia quasi millenaria. Qui a due passi, abbiamo il santuario dove nel 1600 ci fu il miracolo dell'apparizione della Madonna. Credo che più di così. Come referenza possa bastare, immagino. Ci credo. E quindi praticamente il vostro compito è quello di organizzare feste, di prestare attenzione a tutto quello che è il volontariato e il sociale per far mantenere allegro e ricco questo paesino. Esatto. Noi puntiamo sulla convivialità, tenere insieme le persone, farle divertire, perché poi da qui nascono idee anche di tutti i tipi, dal volontariato vero al sociale e tutto il resto, ma prima di tutto il divertimento. Allora Michele, mi viene spontaneo, ma tu balli country? Ci provo da anni, Segantini mi picchia, non ho ancora imparato niente. Niente. Altre iniziative che farete, così invitiamo il pubblico che ci sta ascoltando prossimamente? Abbiamo una bellissima festa di Ferragosto che ogni anno è un grande successo perché chiudiamo tutto il centro storico e apparecchiamo sotto il campanile, uno spettacolo non mancato. Oh, ma qua si mangia solo? Guardate, noi siamo dei grassi e grossi presidenti e... Michele, grazie davvero di essere stato qui con noi, mi raccomando venite, vi aspettiamo perché saremo qua a ballare tutta notte e poi ovviamente anche il 15 d'agosto, quindi grazie Michele. Grazie a voi. E io mi sposto, qui ho addirittura il presidente dei Chun Chun, Gaudenzio, che adesso lui mi dice, ma te balli? No, assolutamente. Ma no? No. Ma neanche un po' di liscio? No. Niente. Se mi hanno coinvolto che ci sono dei video che sembra un ippopotamo che balla, però ho fatto qualcosa. Allora, tu che sei il presidente, adesso mi devi, visto che la gente ci sta guardando in diretta, sicuramente verrà a questa manifestazione, faceste un meravigliosa qua, no? Allora, secondo te stasera che cosa dovremmo gustare? Allora, stasera vi consiglierei intanto la porchetta e come secondo vi consiglierei la salama da sugo, che è un'altra delle nostre specialità. Quindi abbiamo il massimo è il cappellaccio fatto con la ricetta della nostra, mi commuovo perché ricordo la nostra cuoca Anna che purtroppo ci ha lasciato. E in più abbiamo fatto un nuovo menù di maccheroni con un ragù preparato da noi con costine che sembra assurdo però ci sono le costine, pancetta e un po' di piccantino. E stanno andando alla grande. E invece prima mi dicevi, mentre Michele parlava, e qua si balla. Consigli invece per me? C'è il campanone con la grigliata di carne, l'ambrusco, poi abbiamo i vini della Zarda, che è un'azienda qua vicinissima a noi, in più abbiamo il bianco, il pignoletto, birra, Coca-Cola e così via. Abbiamo i gonfiabili per i bambini, perché vogliamo che vengano le famiglie, che stiano unite, perché è un problema adesso, bisogna lasciare perdere molte cose ed è un peccato. Più volevo ricordarvi una cosa, siamo stati impegnati e siamo impegnati nel sociale, abbiamo rifatto le scuole di ospitale, le abbiamo ripristinate in modo in maniera che si potessero usare, rinnovate, in più abbiamo procurato una chiesetta di legno l'abbiamo presa giù e l'abbiamo montata qua, la stiamo terminando, i proventi di questo servono a finire gli intonaci e tutto il resto, è quasi pronta, dovremmo inaugurarla a settembre. Grazie. E vi invitiamo tutti. Perfetto. Grazie perché il sociale, il volontariato è sempre fondamentale. Grazie e buon proseguimento di fiera. E grazie a voi. Grazie, ciao. Saluti a tutti. Grazie.